Ciao amici, buongiornissimo. Mentre parlo mi preparo perché sono un po' di fretta oggi. In realtà non è mattina perché... Allora, non mi sono svegliata tardi, anzi mi sono svegliata abbastanza presto, verso le 7, 7 e mezza. Stamattina ho fatto un sacco di commissioni e servizi che avevo da fare un po' in giro e sono uscita di casa totalmente struccata. Mentre adesso mi sto preparando per andare al lavoro, quindi un minimo di trucco, se così si può dire, lo faccio, anche se in realtà sto mettendo semplicemente una BB cream. Oggi, per quanto mi riguarda, è il lunedì dei lunedì, quindi per me l'anno inizia oggi, cioè l'1 gennaio è ancora un periodo... Poi c'è anche la Befana, insomma, tutta una settimana di festa praticamente. Oggi è lunedì 9 gennaio e si ricomincia con tutto. Si ricomincia con il lavoro. Io voglio ricominciare a studiare. Vabbè, non oggi, penso domani, però voglio ricominciare a studiare. E faccio tutti gli abbonamenti ai treni, le varie cose che pago. Quindi, proprio una giornata di reset e di nuovo inizio in tutti i sensi. Se da un lato io comunque adoro le vacanze perché posso stare, ovviamente sono in totale relax, posso fare quello che voglio, si sta in famiglia con gli amici, è comunque un bel periodo. Vi dirò che la routine, la quotidianità, il ritornare a studiare, ritornare a lavorare non mi pesa in questo momento, forse perché mi sono appunto rilassata abbastanza, anzi sono abbastanza contenta di poter riprendere un po' tutto. Oserei dire, anche se mi pentirò, già lo so, che mi mancava. Quanto durerà? Molto poco, già da domani. Vorrò rimanere a letto tutto il giorno, ma va bene. Oddio, penso di aver appena spaccato il blush. No, funziona. Sì, vabbè, poi trucco per dire, perché non voglio nemmeno truccarmi gli occhi, perché sono abbastanza di fretta. Ho il treno come ogni giorno alle 14:07, quindi mi devo sbrigare, faccio solo un po' di... mi do un po' il gel alle sopracciglia, così... cioè, oggi è il giorno che mi cade tutto. Do un po' il gel alle sopracciglia, così stanno un pochettino ferme e non vanno in giro per la faccia. Eccoci qua. Questo è un gel... C'è un mascara per sopracciglia di Deborah che non mi fa impazzire, però non è nemmeno un malvagio. Sulle labbra voglio mettere una cosa idratante. Sì, metterò semplicemente il burro cacao e mettiamo questo qui che è proprio bello ricco di Eucerin che prendo in farmacia. Si mette così e poi vabbè, in borsa. Mi porto quello normale a stick, perché comunque se sono in treno non è che mi metto col dito, con le mani sporche, a toccare tutto. Ok, questo dà anche un po', non so se si, aspettate, forse così, un po' un effetto glow, però è molto idratante. Si chiama SOS Lip Repair, riparatore labbra, Aquaphor. Eccolo qui, ve lo consiglio. Ok, mi pulisco le mani. I capelli li ho lavati ieri, anche se non si direbbe, però vi giuro che sono puliti. Purtroppo non posso farci molto. Qui chiudiamo, qui chiudiamo. Ok, andiamo. Sono tutta chiusa con due maglioni. Pantaloni in pelle larghi e sotto ho i collant tipo di 50 denari come se fossero dei leggings perché fa molto molto freddo e poi comunque torno stasera, quindi di sera sarà ancora più freddo.
sono arrivata in stazione e c'è un po' di pioggerella, però veramente quelle gocce per cui non bisogna aprire l'ombrello, quindi mi sono piazzata il mio cappello con il pompon, che è uno dei regali di Natale, e vi lascio il video dei regali di Natale se non l'avete visto, e anche se sembro un elfo, però almeno mi ripara un po'. Allora, non sono al Polo Nord, però sono appena uscita da lavoro e sono le 6:40, cioè tra 5 minuti ho il treno e sto appunto andando in stazione che è qui vicino e fa freddissimo, mamma mia! Non vedo l'ora di essere a casa, al caldo. Devo cenare e mettermi il pigiama perché sono stanca e infreddolita. Ed eccomi finalmente. Oh, cioè veramente ho sognato questo momento tutto il giorno. Quando sono uscita dal treno si è alzato un vento assurdo. Facevo proprio fatica a camminare, giusto per intenderci. Volevo parlarvi di una cosa. In realtà non pensavo che vi interessasse così tanto, ma ho scoperto di sì perché qualcuno mi ha commentato dei video su YouTube, qualcun altro mi ha scritto su Instagram chiedendomi come fosse andato il mio esame, perché ho fatto un esame, il mio primo esame all'università da quando ho iniziato la magistrale, e vi ho portato con me, c'è anche un blog che vi lascio qui, un esame che ho fatto a dicembre, non ricordo bene la data, comunque prima di Natale ovviamente, e per ricevere il risultato ho aspettato tantissimi giorni, infatti è arrivata la mail il 7 di gennaio, quindi veramente tanto tanto tempo. Allora, è un esame da 6 crediti, 6 CFU, quindi abbastanza tranquillo, però comunque essendo il primo esame che facevo dopo un po' di tempo avevo abbastanza ansia. Faccio una piccola premessa, e cioè io alla triennale avevo molto più tempo per studiare, seguire le lezioni, dedicarmi proprio all'università, cosa che da quando ho iniziato la magistrale e in concomitanza ho iniziato anche a lavorare seriamente, perché chiaramente meno tempo da dedicare allo studio, questo è ovvio, però nonostante tutto ho deciso comunque di mettermi in gioco, provare a fare questa cosa e mi divido tra lavoro e studio, faccio quello che posso, insomma non ho la bacchetta magica. Quindi il 7 gennaio, quando mi è arrivata la mail dell'università, avevo una paura ad aprirla perché temevo il peggio, cioè non pensavo di essere stata bocciata perché sapevo comunque che l'esame, insomma, bene o male le cose le sapevo, le avevo scritte eccetera eccetera, però comunque ovviamente speravo di non prendere un voto basso che nel caso avrei comunque accettato. È stato però ancora più bello perché mi è arrivato un voto alto e sono stata contentissima e adesso vi faccio vedere. Questa è la schermata dove c'è la bacheca, dove vengono pubblicati i voti, e non so perché ci sia scritto orale, ma in realtà l'esame era scritto, infatti ho dovuto appunto aspettare per averlo. Comunque 3, 2, 1, ta-da! Raga, io troppo troppo contenta, ovviamente ho subito accettato. Era da un po' che non provavo l'ebbrezza di aspettare un voto, ricevere il voto, essere comunque soddisfatta, orgogliosa di aver preso 30, 28, quello che è, cioè alla fine non mi sto molto a impuntare. Ovviamente il 30 fa super piacere, poi ripeto, anche 18 lo avrei comunque accettato, però veramente sono stata tanto tanto contenta, fiera e orgogliosa di me.
Brava Gloria. Tenevo comunque a dirvelo per mantenervi aggiornati, visto che innanzitutto me l'avete chiesto e poi vi ho fatto il video in cui vi portavo con me all'esame e ci tenevo a chiudere il discorso. Detto questo, ritorniamo alla realtà e mi metto il pigiama e inizio a fare le pulizie alle 9 di sera. Allora, sono al buio perché sto montando questo video e sto usando lo gnomo di Natale per farmi luce e mi sono appena accorta che questo video non ha una conclusione, non vi avevo salutato, quindi lo faccio adesso. Vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare un like a questo video se non l'avete già fatto e ci vediamo molto presto in un nuovo video. Ciao!